ultimamente io di solito sono sempre andata a parlare nelle diocesi, nelle parrocchie, ma sembra che ultimamente mi venga chiesto di andare anche nei comuni. Ed è anche un'emozione, perché è facile andare in parrocchia. Andare in una sala comunale è già un po' più difficile, assessori. Mariangela Carcagno, scrittrice, che presenta questa sera qui in Consiglio Comunale a Palazzo Lancillotti a Casamicciola la sua ultima fatica letteraria. Sono rinata. Quando sei rinata, ma soprattutto perché rinata? Rinata, questo titolo nasce proprio dopo aver ricevuto il battesimo nel 2010 e ho voluto scrivere questo libro dopo un evento molto brutto, molto forte, che è stato il terremoto. Io vengo da questa terra dell'Umbria, Cascia, che è stata martoriata, proprio noi pochi chilometri da Norcia, ma martoriata dal terremoto. In quei due minuti d'orologio, dove ho perso la casa, ho perso tutto, ho capito che avevo due possibilità: o quella di piangermi addosso e dire è l'ennesima, oppure quella di alzare lo sguardo e vedere che c'erano intorno a me tante persone che avevano perso tutto. Poi mi rivolgo a qualcuno, a chi ti stai rivolgendo? Mi sono, ovviamente per me è stato Gesù, perché nel 97, quando nell'incontro con Chiara Mirante, la fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, ho compreso che malgrado avevo uno stipendio da capogiro, io sono un ex chef internazionale, e avevo tutto. È stata la letteratura? Sì, avevo tutto, avevo capito che invece non avevo niente. Però la cosa che mi ha incuriosito leggendo questo straordinario libro è la storia di Angela che diventa Mariangela. Chi sei delle due tu? Beh, oggi sono Mariangela, perché col battesimo e il vescovo di Padova, che nel 2010 mi ha battezzato, Monsignor Mattiazzo, al momento del battesimo lui decise di darmi un nome nuovo, proprio come segno di questa rinascita, e mi diede il nome di Mariangela, dedicato a Maria, perché lui ha detto: se tu oggi sei quello che sei è perché Maria ti ha custodito sotto il suo manto. C'è un segreto che non ci vuoi raccontare, però c'è qualcosa che è veramente molto intimo, molto tuo, molto personale. Non lo voglio sapere, ma facci capire anche da lontano che cos'è che nascondi. Beh, io non è che nascondo, perché ormai, grazie al cielo, ho imparato a non nascondere niente. E questo libro, che mi mette a nudo, perché racconto dal momento dell'abbandono dei genitori a 2 anni sino a oggi, ho voluto dare una speranza. Che tu puoi aver fatto di tutto nella vita, perché io ho fatto di tutto, tranne l'omicidio, veramente ho fatto di tutto. Tu puoi aver fatto di tutto, ti può essere crollato il mondo addosso, ma nel momento in cui alzi il tuo sguardo verso il cielo e incontri persone giuste, perché la io di araba fenice sì, cioè, diciamo, ti rigeneri su te stessa, perché il dolore ti porta la morte dell'anima, che però sì, risorge. E però questo libro ha voluto dare una risposta in più. Cardinal Comastri l'ha definito un libro che è una fusione tra fede e psicologia. Smettiamola di dire che solo con la psicologia ce la possiamo fare, smettiamola di dire che solo con la fede ce la possiamo fare. Io ce l'ho fatta nel momento in cui ho messo insieme la fede e la psicologia. Mariangela ce l'ha fatta, dobbiamo farcela anche noi. Sono rinata, tutti in edicola o tutti in libreria, per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angelisano.